Si sente? Sì, la sento molto come nel mondo. Allora, intanto buonasera a tutti. Per prima cosa grazie ad Aldo Pizzi e alla Fondazione Paolo Benanti per questo invito. E soprattutto grazie a tutti voi che in questo tempo da lungo avete raggiunto questa sala, che non era male scontato. Poi per parlare di Medioevo, secoli bui, ma non troppo, questo è il senso un po' di queste conferenze che abbiamo organizzato. Ora, io devo anche imparare a usare questi meccanismi, per cui vi faccio vedere per cominciare questa immagine. Vede meglio? Sì. No, no. Va bene così? Sì. Ok. Allora, questa immagine è un dipinto ad olio che risale, come vedete, dalla didascalia al 1836 e dipinto da un pittore, cioè Thomas Paul, che apparteneva a quella corrente, che è la corrente romantica. Pittura di storia, perché si dice tante volte la storia nasce nell'Ottocento, ed effettivamente la storia del Medioevo, come la conosciamo noi nei nostri manuali, la grande narrazione della fine dell'impero romano e del crollo di questo impero, comincia proprio nell'Ottocento e viene delineata con grande precisione da quella storiografia. Che cosa si vede in questa immagine? Si vede il crollo della civiltà classica, rappresentata da statue, dai templi in lontananza, di incendi, e i barbari che irrompono in questa civiltà perfetta e che distruggono tutto. Distruggono tutto e poi, questo vuole la grande narrazione, soltanto a partire dall'anno 1000 la civiltà comincerà a rifiorire, e soltanto a partire da quello che non a caso viene chiamato il Rinascimento, la civiltà tornerà nel contesto geopolitico, diciamo, di quella che noi oggi chiamiamo l'Europa occidentale. Questa grande narrazione io penso che non vi sia oscura in nessuna maniera, no? Perché è la grande narrazione che noi troviamo ancora oggi nei manuali di storia, quella su cui tutti noi siamo stati formati, più o meno. Io guardate entrare, ho guardato un po' l'età, no? Ma indipendentemente dalle generazioni presenti in quest'aula, tutti più o meno abbiamo studiato sui libri che raccontano questa storia. Questa storia però è stata profondamente rivista dalla storiografia contemporanea, e non troppo recente in realtà, perché la storiografia a partire dagli anni 90 del secolo scorso, e quindi dal 1991 in poi, ha cominciato a lavorare su questi temi in una prospettiva completamente rinnovata. Aldo vi faceva vedere prima conoscere il passato per comprendere il presente e progettare il futuro, no? In realtà la storia non si ripete mai, io credo, e quindi non insegna praticamente nulla. Insegna soltanto ad avere un rapporto critico nei confronti del presente e nei confronti del passato stesso. E in queste lezioni cercherò di farvi capire che cosa intendo come rapporto critico con il passato. Una cosa che però è verissima dal punto di vista metodologico è che gli storici si rivolgono al passato sempre partendo dal loro presente, cioè gli storici vivono nel presente e le domande che rivolgono al passato sono inevitabilmente condizionate dalla realtà
in cui si trovano a vivere e a operare. Perché il 1991 è un anno importante per quello che riguarda le vicende di cui parliamo stasera? Perché in quell'anno fu vinto un bando competitivo, si chiamano così, dell'Unione Europea, dedicato proprio alla storia e alla storia dei primi secoli del Medioevo. Non è molto normale che vengano vinti bandi così, come dire, anche ricchi in materie come la storia, ma in quel caso esisteva e veniva percepita in maniera molto forte una esigenza nuova di riguardare a quel passato così lontano. Perché c'era questo bisogno? Nel 1989, come tutti voi ricorderete, era caduto il muro di Berlino e si apriva una stagione completamente nuova per quello che riguardava l'integrazione, la possibilità di integrazione europea. Però alla base di questa nuova possibilità di integrazione esistevano delle divisioni culturali assolutamente insuperabili, nate nel periodo a cui appartiene questa immagine, nate appunto nell'Ottocento. Perché? Perché una parte dei popoli dell'Europa chiamava questo momento il crollo dell'impero romano e il capitolo del manuale corrispondente era le invasioni barbariche. Un'altra parte d'Europa, a nord delle Alpi naturalmente, chiamava lo stesso periodo il periodo delle migrazioni dei popoli. Potrà sembrare una differenza da poco, ma non è una differenza da poco, perché c'era tutta una parte che noi potremmo chiamare meridionale e come si dice, mediterranea dell'Unione Europea, che vedeva in questo momento la distruzione del mondo. E c'era invece un'altra parte dell'Europa che, sempre riferendosi agli stessi anni, vedeva il sangue fresco, combattivo, eroico delle popolazioni germaniche che arrivavano nel contesto mediterraneo a rinvigorire l'esausto sangue dei latini e a riportare la civiltà. Questa prospettiva così divaricata la si vuole superare con appunto questo grande progetto europeo che metteva insieme studiosi che appartenevano a entrambe le realtà culturali di cui si trattava e che cercavano di trovare un linguaggio comune e un'interpretazione che potesse, come dire, trovare una nuova grande narrazione di quei secoli. Il progetto si chiamava, ve lo dico in italiano, prima la trasformazione del mondo romano. Per cui l'idea della trasformazione, invece che il crollo o le migrazioni rinvigorenti, fu la base di questo nuovo linguaggio europeo, messo insieme un po' come avete presente le barzellette dell'aereo su cui ci sono un italiano, un francese, un tedesco. Ecco, il progetto era messo insieme proprio così, cioè c'era un italiano, un francese, un tedesco, no? In modo da trovare questo linguaggio comune. Ebbene, questo succedeva più o meno 30 anni fa ed è stata una stagione di studi molto feconda che ci ha fatto capire molte cose, sollecitata certo dal presente e dalla necessità di trovare un linguaggio comune, ma soprattutto, e questo lo vedremo nelle altre lezioni, un nuovo modo di leggere le fonti, sia le fonti scritte sia le fonti archeologiche, un nuovo modo che ci consente di vedere
sia questa trasformazione, sia la costruzione progressiva delle identità, sia delle identità dei popoli barbarici, sia dell'identità dei romani stessi, in una prospettiva molto più critica e in una prospettiva che naturalmente rispetto a oggi non ci offre nessun tipo di soluzione, naturalmente, ma che riesce a darci gli strumenti, secondo me, per capire come funzionano determinate contrapposizioni e come culturalmente vengono costruite. Per questo l'impero romano non è mai crollato, questo è il titolo, non è mai crollato. Perché? Perché non è crollato di colpo, perché non è crollato così, perché non sono stati i barbari che arrivavano e che hanno distrutto tutto. Perché la realtà di quei secoli è una realtà invece di trasformazione profonda che vede coinvolti insieme sia le popolazioni che venivano dal di fuori dei confini dell'impero, ma insieme con loro anche le popolazioni che vivevano all'interno di quei confini. Ora, io qua vi ho messo una carta, è una carta presa da un libro che a me piace moltissimo, è che è un libro di uno storico di origine inglese ma che lavora in America da molto tempo e che si chiama Peter Brown, ed è una carta che è relativa ai confini dell'impero nell'anno 400. Nell'anno 400 l'impero romano copre tutto il bacino del Mediterraneo. Quella riga che vedete in alto è il confine segnato, come è noto, dal corso del Reno e che costituiva il limes, quindi il confine che veniva salvaguardato dalle linee imperiali. Passano appena 500 anni, solo 100 anni, e quell'impero non esiste più. Progressivamente si sono affermati i diversi regni che voi vedete segnati con le nuvolette colorate. Una piccola riflessione su quelle nuvolette. Da quello che era stato tutto il territorio sull'area occidentale dell'impero, esiste una realtà complessa dal punto di vista politico che noi non possiamo disegnare attraverso dei confini lineari, proprio perché l'ingresso di queste nuove popolazioni comportò anche modi diversi di pensare al potere. Cerco di spiegarmi con due parole. Nel mondo romano c'era un'idea molto precisa di coincidenza fra l'esercizio del potere e un preciso territorio, cioè il territorio disegnato con i suoi confini lineari costituiva l'area dell'esercizio di una determinata autorità. Queste popolazioni che invece venivano da di fuori del confine concepivano il potere in un modo completamente diverso, non un potere che si esercitava sui territori, ma un potere che si esercitava sugli uomini. Per cui esisteva un comes, chiamiamolo così, un conte, e quelli e i suoi uomini. Per cui per loro l'esercizio del potere non è mai un esercizio basato su una precisa area circoscrizionale, ma è un potere che invece è basato sugli uomini. Ecco, la coincidenza, la convivenza di questi due modi diversi di concepire il potere è uno di quegli elementi che ci fanno sembrare questi secoli particolarmente strani rispetto al nostro modo di pensare, ma è un elemento da tenere presente perché è proprio un elemento che comporta una delle più profonde trasformazioni sia delle popolazioni che entravano nei confini sia delle popolazioni che ne rimanevano fuori. Un'altra
premessa assolutamente indispensabile. Questa grande narrazione nata nell'Ottocento nasceva da delle precise esigenze culturali. Delle esigenze culturali che erano legate alla costruzione della nazione tedesca da un lato e alla costruzione della nazione italiana dall'altro. Cioè è l'epoca dei nazionalismi, così vengono chiamati. Per cui era molto facile attribuire a queste popolazioni antiche una sorta di origine delle popolazioni che poi volevano in quel momento costruire un'identità nazionale. Un altro elemento che rientrava in questa grande narrazione era l'idea che i barbari, sia che li si considerasse come invasori, sia che si considerassero invece migrazioni benefiche, erano considerati comunque l'elemento di rottura del sistema, di rottura perché appunto barbari che non capivano questo mondo e che lo volevano distruggere. Ecco, questa volontà di distruzione è la cosa che la storiografia degli ultimi 30 anni ha più, diciamo così, messo nel cestino. I barbari non volevano distruggere l'impero, i barbari volevano diventare romani. Perché volevano diventare romani? Perché tutta l'area interna al bacino del Mediterraneo, ai confini, era un'area che veniva considerata estremamente attrattiva dalle popolazioni che venivano da fuori. In che senso attrattiva? Perché era un'area in cui c'erano le città, era un'area in cui c'era da mangiare, era un'area in cui c'era una vita raffinata, c'erano le terme, c'erano le feste, era un'area che veniva considerata bella e buona, anche e soprattutto dai barbari. E queste popolazioni che venivano dal di fuori dei confini avevano grandissima attrazione nei confronti dell'impero. E questa attrazione si esplicava sia da un punto di vista personale, sia da un punto di vista di gruppi articolati. Cosa vuol dire dal punto di vista personale? Dal punto di vista personale vuol dire che noi conosciamo, andando a guardare le fonti, a partire già dal secondo secolo d.C., quindi 200 anni prima di quel secolo 400-500 che segna la trasformazione del mondo romano, l'arrivo di molti personaggi che venivano da di fuori dei confini. Perché venivano nel mondo romano? Perché attratti dal mondo romano. Ma perché il mondo romano li accoglieva? Perché il mondo romano aveva bisogno di manodopera. Di una manodopera relativamente poco specializzata per fare un mestiere che i romani non volevano fare più. Che è il mestiere più duro e faticoso del mondo. Secondo voi qual è? Bravissimo. Allora loro di che cosa avevano bisogno? Loro volevano, diciamo così, diventare romani nel senso di acquisire tutti quei privilegi che c'erano all'interno dei confini, ma nello stesso tempo i romani avevano bisogno di loro perché avevano bisogno di soldati per garantire quei confini stessi. E a questo punto, progressivamente, soprattutto nel terzo, e noi lo vediamo con grande chiarezza nelle fonti, nel IV secolo, l'esercito romano, così viene chiamato nelle fonti, romano non era più. Non era più nel senso, come dire, culturale del termine, perché all'interno dell'esercito romano
progressivamente tutte le truppe erano costituite da uomini che venivano dall'esterno e che avevano importato, con questo processo che gli antropologi chiamano di acculturazione, tutta una serie di comportamenti, di abbigliamenti e di segni esteriori che avevano trasformato profondamente anche, chiamiamola così, la moda all'interno dell'impero. Io vi ho portato qua un paio di immagini in questo senso. Ora, io spero che le riusciate a vedere abbastanza bene, direi che sì, si vedono abbastanza bene. Allora, che cos'è un missorium? Ho usato il termine tecnico perché in realtà non c'è un nome in italiano per questo elemento. Vedete questo cerchio di argento fuso e scolpito in basso rilievo, era in realtà il centro di un piatto. Un piatto che poi diventa tondo, ma in fondo, nella base del piatto, è appunto questa parte decorata che si chiamava appunto missorium. Ora, questo missorium è un missorium molto famoso che è attribuito all'imperatore Teodosio I. Allora, due parole su Teodosio I. Teodosio I è uno dei due grandi imperatori del IV secolo. Il primo grande imperatore è Costantino, Costantino noto per l'editto di Milano del 313, ma soprattutto Costantino è il primo che agli inizi del IV secolo cerca di, come dire, rifondare l'impero, perché appunto la crisi è continua e c'è un tentativo di rifondazione, di riorganizzazione profonda dell'impero, con l'aiuto fondamentale a partire dal 313 in avanti delle città che non hanno più una comunità laica, ma una comunità che è diventata principalmente una comunità religiosa. Le prime comunità cristiane, con a capo i loro vescovi, sono le comunità che all'interno dell'impero reggono, tengono in piedi le città. Teodosio è il secondo grande imperatore. Teodosio lavora negli anni 70-80 del IV secolo e porta a compimento questa trasformazione che Costantino aveva cominciato agli inizi del IV secolo, rendendo obbligatoria per tutto l'impero, Oriente e Occidente, l'adesione al culto cattolico. Cosa vuol dire obbligatoria l'adesione? Vuol dire che da Teodosio in poi essere cittadini ed essere cristiani era la stessa cosa. Cioè non avevamo più una comunità intesa in senso laico, ma era una comunità che era una comunità civile e religiosa al tempo stesso. Teodosio non solo fa questa operazione, ma fa un'altra operazione molto importante. È il primo fra gli imperatori romani che mette la legge, le leggi, in un codex, cioè in un codice. Fa la prima codificazione del diritto romano. Perché c'è bisogno di fare una codificazione del diritto romano? Perché fino a quel momento il diritto romano aveva tante leggi e tante sentenze dei diversi giudici. Funzionava come il sistema anglosassone adesso, era un diritto giurisprudenziale, si dice. Ma la crisi e la progressiva, come dire, regionalizzazione di tante aree dell'impero che non riuscivano più a essere coordinate in maniera efficiente dal potere centrale, faceva sì che ci fosse bisogno di mettere tutte queste leggi in un unico libro, che era il libro delle leggi romane, il Codex di Teodosio. Per cui un grande imperatore riformatore che, diciamo così, con quello con cui ha a che fare, diciamo, riesce a
costruire un sistema funzionante, ma del suo missorium, come voi potete vedere dalle immagini che io vi ho messo a lato dei particolari, quando l'imperatore viene rappresentato in trono con a fianco i membri delle istituzioni, nel lato estremo sinistro e nel lato estremo destro ci sono i soldati che sono una parte forte delle istituzioni, perché è quella famosa forza dell'esercito romano che garantisce la pace interna e che garantisce la pace nei confronti dei confini esterni. Ebbene, questi soldati, se noi li guardiamo bene, non sono più romani. Da che cosa lo capiamo? Da molti elementi. Uno degli elementi più caratteristico, che vedete molto bene nella seconda immagine, è la collana al collo. Quella collare è un collare che viene chiamato, è stato chiamato dagli archeologi per molto tempo, il collare goto. E la forma dello scudo è una forma che non ha niente a che fare con lo scudo tradizionale dei romani, bello rettangolare per fare la testuggine, vi ricordate? Non ha niente a che fare più. E in più, questi soldati hanno i capelli lunghi e talvolta hanno anche la barba. E altra cosa molto importante, non portano più la sotana, come portavano sempre i romani, la tunica corta, diciamo, ma portano i pantaloni. L'insieme di questi elementi, la collana, lo scudo, i pantaloni, i capelli lunghi, è un insieme di caratteristiche che è stato definito con un termine tecnico, perché le nostre fonti lo definiscono così, e che si chiama habitus barbarus, cioè habitus non solo nel senso di abbigliamento, ma nel senso proprio di apparenza esteriore. Questo habitus barbarus è però un elemento costitutivo dell'impero nel momento della sua massima e ultima fioritura del IV secolo. Cioè è entrato completamente all'interno delle istituzioni romane. C'è un altro elemento iconografico che ci fa vedere questo dettaglio che vi ho portato, ed è il basamento dell'obelisco sempre di Teodosio, si trova a Costantinopoli, e la scena rappresentata è su marmo e non incisa sull'argento come nell'altro caso, ma la scena è analoga. E al centro troviamo l'imperatore e la sua corte, a lato, oltre ai funzionari, si trovano i soldati. E i soldati, anche in questo caso, hanno i capelli lunghi, hanno la collana e hanno lo scudo rotondo. Questa penetrazione dell'elemento dell'habitus barbarus non vuole dire assolutamente che quei soldati rappresentati lì fossero goti, cioè non è una rappresentazione tecnica, cioè non vuole dire i soldati che appoggiavano l'imperatore Teodosio sono dei goti, no, vuol dire i soldati dell'impero noi li caratterizziamo dal punto di vista della rappresentazione così, perché questi sono i soldati dell'impero romano. Era diventata una moda, la moda barbarica. Era diventata una moda ed era diventato il modo per rappresentare uomini potenti il cui ruolo all'interno dell'impero era principalmente il ruolo che ricoprivano all'interno dell'esercito. C'è un'altra immagine che vi ho portato, che è un po' meno celebrativa ed è un'immagine completamente privata. Questo
cofanetto d'argento fu prodotto nel IV secolo. Anche questa è un'opera che risale alla fine del IV secolo, l'età di Teodosio, attorno al 380. Non è una rappresentazione appunto pubblica come l'obelisco o come il missorio, ma è una rappresentazione assolutamente privata. Questo cofanetto era un regalo di nozze per una signora che si chiamava Proietta. Un regalo di nozze ricchissimo. È stato trovato in un tesoretto, ora si trova al British Museum a Londra. Questo cofanetto era un regalo nel giorno delle nozze per questa signora. E al centro del coperchio, sopra, come potete vedere, io non mi ricordo come si fa a segnare, però come potete vedere nell'immagine a destra, c'è un rettangolo in cui vengono rappresentati gli sposi. Qui ho tirato molto l'immagine per farvi vedere la rappresentazione di questi due sposi. Ovviamente le immagini ci raccontano tante cose, ma le immagini hanno un loro codice preciso di lettura. Si chiama iconologia, la scienza che ci insegna a riconoscere il linguaggio dei simboli che ci sono all'interno delle nostre immagini. Questi sono due sposi. Lei ha in mano, se vedete, un rotolo, e il rotolo che lei ha in mano è naturalmente un rotolo di papiro, che era il materiale scrittorio tipico di questo periodo, e che rappresenta la sua condizione di donna legittimamente sposata, cioè lei ha un contratto matrimoniale in mano, e a fianco ha un uomo che ha un elemento molto caratteristico a identificare la sua alta posizione all'interno della società romana di quell'epoca. L'elemento è la fibula. Quella che vedete ingrandita a fianco, presa da uno dei qualsiasi musei dell'Italia settentrionale, in cui nei cimiteri di questa età sono state trovate moltissime di queste fibule, la fibula era l'elemento del vestiario che caratterizzava i soldati. Perché? Perché i soldati dovevano tenere il mantello fermo. Il mantello fermo lo si teneva con una spilla che viene chiamata fibula. E queste fibule avevano una ornamentazione e una caratteristica che per lungo periodo gli archeologi hanno riconosciuto come un dettaglio che all'interno di queste tombe ci faceva riconoscere i barbari da quelli che barbari non erano. Ma in questa rappresentazione, che è una rappresentazione completamente privata, noi possiamo vedere che questo signore, che è tutt'altro che un barbaro, ha questa spilla in grande evidenza della sua rappresentazione. Perché che cosa voleva dire in questo contesto la spilla? La spilla voleva dire che questa signora stava sposando un uomo che apparteneva all'elite dell'impero. Per quello vi dicevo, una moda. Quelli che avevano questo tipo di fibbia, cioè quelli che si caratterizzavano come soldati, che, diciamo così, aderivano all'habitus barbarus, non volevano dire noi siamo barbari, ma voleva dire noi siamo i vertici politici dell'impero alla fine del IV secolo. Ed è interessante il fatto che sia una rappresentazione privata, perché nella rappresentazione privata noi possiamo più, e o meglio diversamente che nelle rappresentazioni pubbliche, possiamo vedere appunto di più la quotidianità
la quotidianità di questi usi e di questi costumi. E un'immagine come questa può adesso servirci, e questo lo vedremo di più la prossima settimana, come chiave di lettura anche di tanti corredi funerari che non sempre sono connotati dal punto di vista etnico, ma che sono principalmente connotati dal punto di vista sociale. Cioè, attraverso questi segni si vuole distinguere le persone che appartengono all'elite governativa rispetto a quelli che non appartengono a nessuna elite di governo. Il IV secolo aveva segnato un vero e proprio apogeo dell'impero. Era un momento in cui esistevano ricchezze straordinarie all'interno del mondo romano. Ricchezze straordinarie però concentrate in pochissime mani. Cioè esisteva una ricchezza straordinaria che noi possiamo vedere negli scavi di quelle che sono note come le ville, cioè le grandi abitazioni di campagna di questa aristocrazia del IV secolo. Sono delle manifestazioni di una capacità economica enorme. Tanta ricchezza concentrata in poche mani e concentrata soprattutto in quelle gerarchie che si rappresentavano secondo l'habitus barbarus e che costituivano i grandi funzionari dell'impero, non solo i militari. Questi grandi funzionari dell'impero si arricchivano principalmente in una delle attività che era l'attività più remunerativa di questo secolo, e cioè la raccolta delle tasse. Cioè questi signori raccoglievano in sede locale le tasse e, diciamo così, la redistribuzione di queste tasse nei confronti del resto della popolazione non era molto efficace, provocava, diciamo, una sempre maggiore arricchimento di sempre più pochi nei confronti di un impoverimento molto significativo di una larga platea dei gives romani. Voi sapete che a partire dall'anno 209 tutti i cittadini dell'impero, indipendentemente da dove abitassero, cioè dalle aree del Medio Oriente fino alla Britannia, erano gives, cioè avevano tutti i medesimi diritti indipendentemente dal fatto di abitare a Roma o nella penisola italiana. Ora, che cosa succede però nei primissimi anni del V secolo? Inizia a succedere che il sistema che Teodosio aveva portato veramente al suo apogeo comincia a sfaldarsi. Ma perché comincia a sfaldarsi? Perché arriva di barbari? No. Comincia a sfaldarsi dall'interno. Perché? Perché le posizioni di vertice, una volta che venivano meno personalità come quelle di Teodosio, erano molto ambite da tanti. Ed essendo molto ambite da tanti, proprio perché portavano a, diciamo, un successo sociale difficilmente ottenibile attraverso altri sistemi che non fossero la politica, gli scontri all'interno del mondo romano per ottenere il vertice, per diventare gli imperatori, divennero sempre più frequenti. Allora, nella prima metà del V secolo, soprattutto in queste regioni, la Gallia è la grande, diciamo, regione in cui tutti vengono messi a dura prova,
Succede che esistono una serie di personaggi che combattono fra loro non per distruggere il mondo romano, ma per diventare imperatori. Ci sono almeno tre contendenti diversi. E questi contendenti diversi vogliono tutti recarsi alla frontiera che è naturale, che è costituita dalle Alpi, per attaccare Valentiniano I che sta a Ravenna e per diventare i nuovi imperatori complessivi. Come si fa a fare questo quando non si hanno ancora, diciamo, a disposizione le grandi risorse fiscali, le grandi risorse dell'erario romano? Cioè, come si pagano i soldati? I soldati si pagano, come sempre succede in realtà in queste condizioni, lasciando loro la libera possibilità di saccheggiare le terre. Per cui sono romani che combattono fra di loro, che assoldano queste truppe di disperati, naturalmente, assodano queste truppe di disperati e se li portano in casa e li usano per combattere romani contro romani per diventare imperatori e li ricompensano quando riescono a conquistare una città, quando riescono a consolidare una posizione all'interno del territorio delle Gallie, come li ricompensano dicendo andate. E allora tutte le testimonianze che noi abbiamo di queste truppe scatenate, è vero che sono truppe scatenate, ma sono truppe inquadrate all'interno dell'esercito romano che si vanno a prendere da soli il compenso per quello che hanno fatto. Queste lotte intestine molto violente, una vera e propria guerra civile, provoca all'interno di quest'area anche la reazione e la resistenza di una parte della popolazione romana che non ne può più, da un lato, delle vessazioni fiscali e dall'altro delle scorrerie delle truppe di questi che combattono fra di loro. Sono un fenomeno poco noto di quest'epoca, che non si trova mai nei manuali neanche delle superiori, e che sono i cosiddetti baccaudi. Ne avete mai sentito parlare dei baccaudi? Allora, i baccaudi, che erano tra i più scatenati, sono dei romani che vogliono ricostituire l'impero secondo regole nuove interne loro, per cui c'è una nuova, diciamo così, banda armata, naturalmente, che si contrappone alle bande armate di quelli che aspirano a diventare imperatori e che combatte con gli stessi sistemi all'interno della compagine territoriale di quelle che erano state le Gallie. Attorno al 450 la situazione è quella che voi potete vedere qua. Ci sono alcuni degli uomini che appartenevano a queste bande, soprattutto gli Suevi, che si sono installati in maniera ormai fissa in tutta la penisola iberica. Poi c'è una grossa banda di Visigoti che è installata in maniera pressoché definitiva in Aquitania. E poi ci sono i Franchi che non stanno più al di là del confine del Reno, che nessuno difende più, dato che tutti sono occupati a combattere fra di loro, che invece che stare al di là del confine, stanno al di là del confine anche un po' di qua, ma nessuno ci guarda più, per cui... Allora, Peter Brown dice, queste non sono invasioni, questi sono i danni collaterali, chiamiamoli così, tra molte virgolette, è un'espressione sua, per quella l'ha messo tra virgolette per non attribuirmela, i danni collaterali che attorno alla metà del secolo hanno provocato le guerre civili interne. Perché queste truppe, una volta che hanno finito di razziare, perché non c'è più niente da razziare, come vengono ricompensate? Con terre. E nelle loro terre
A quel punto cominciano ad organizzare il potere in un modo diverso, quello che vi dicevo prima, il potere fra gli uomini, loro, il loro seguito, quelli che vogliono stare con loro. E attenzione che fra quelli che vogliono stare con loro ci sono un sacco di romani, sempre tra virgolette. Quelli che vogliono stare con loro sono i romani che a questo punto, dovendo scegliere dove stare, cominciano a preferire di trasferirsi in queste aree dominate dagli Suevi, dai Franchi, dai Visigoti. Perché? Perché trovano una grossa convenienza personale ad entrare nel seguito di questi nuovi signori, che secondo lo stile barbaro vengono chiamati rex. Non ci sono più imperatori nel mondo barbarico, ma ci sono i rex di questi nuovi organismi che sono piccoli regni in formazione. Ora, noi abbiamo per questo periodo, controllo l'orario che si sta facendo tantissimo, abbiamo per questo periodo una fortuna immensa, e cioè abbiamo una produzione letteraria di grandissimo spessore culturale. Uno dei nostri testimoni è un autore molto noto, che è Sidonio Apollinare, che vedete passò la sua vita tra Lione e Clermont-Ferrand, dove a Lione era nato e a Clermont-Ferrand morì come vescovo. Era un uomo che apparteneva alla aristocrazia senatoria romana, quelli ricchissimi di cui si parlava, che da un certo punto in avanti, per esercitare il potere, diventavano vescovi, perché erano i vescovi gli unici funzionari, diciamo, rimasti, gli unici personaggi che all'interno delle città avevano un ruolo di coordinamento nei confronti della comunità civile. Sidonio Apollinare è un nostalgico del mondo che fu, ma di Sidonio Apollinare abbiamo alcune fonti bellissime. Io vi ho portato solo un brano di una, naturalmente. Le sue fonti bellissime sono le lettere. Allora, cosa ci racconta questa lettera? Sidonio scrive a Siagro. Siagro è un suo giovane parente, al quale dice: nonostante tu, per successione maschile, sia pronipote di un antenato che non solo è stato console, fatto che rispetto a quanto stiamo discutendo ha poca importanza, ma anche, e qui sta davvero il punto, derivi tu, Siagro, dal seme di un poeta, uno la cui capacità letteraria gli avrebbe fatto meritare sicuramente l'onore di una statua se non gli fosse già stata assicurata dai suoi incarichi ufficiali. Cioè, tu derivi da uno che era insieme un grande politico e insieme un grande letterato, il rappresentante ideale della Romanitas, ok? E che ha lasciato versi raffinati. Ora, nonostante questa straordinaria sua attività, i suoi discendenti hanno dato prova di sé in modo tutt'altro che degenere, e ora, incredibile a dirsi, con quanto stupore ti troviamo a esserti impadronito di una conoscenza della lingua germanica con il massimo della facilità. Tu che sei figlio di poeti, consoli, tu parli il tedesco, cioè la lingua germanica. Perché Siagro parlava la lingua germanica? Perché Siagro aveva deciso di non restare in questa piccola enclave romana che era rimasta attorno a Clermont-Ferrand e a Lione, ma di spostarsi un poco e di entrare all'interno dell'entourage dei Visigoti, appunto.
dove aveva molte più possibilità di fare carriera e dove, altra cosa di non piccola rilevanza, poteva non pagare più le tasse. Abbiamo un altro autore, che è un autore stupendo, si chiama Salviano, si chiamava Salviano, ed era un altro di questi grandi nostalgici di quello che l'impero era stato e forse non era mai stato così come lo descrivono loro. Salviano era nato a Trevi ed era con la sua famiglia scappato quando era un ragazzino per evitare appunto di trovarsi in questo mondo troppo mutato dalla convivenza con queste altre popolazioni. Si erano rifugiati a Marsiglia, ma Marsiglia era ormai circondata da un mondo altro di cui Salviano non riconosceva completamente il valore, ma di cui Salviano è un grande moralista, uno che attacca i suoi contemporanei. E vi ho portato pochissime testimonianze, il lamento di un romano, no? L'ho intitolato. Non staremo a leggere tutto perché è troppo tardi, ma vedete alle ultime righe: un tempo i romani ordinavano ai barbari di deporre le armi, ora noi lasciamo ai barbari le armi spontaneamente. Gli antichi romani erano temuti, noi ora abbiamo timore. I barbari pagavano le imposte, noi paghiamo ora le imposte ai barbari. E questo è il lamento per un impero che non c'è più. Ma c'è anche e sempre la notazione moralista di Salviano, che dice: pressoché tutti i barbari, quando appartengono allo stesso popolo e sono governati dal medesimo re, si amano l'un l'altro, cioè hanno coesione sociale fra di loro, mentre tutti i romani si perseguitano l'un l'altro, manca coesione sociale, mentre loro ce l'hanno, noi non ce l'abbiamo più, ed è per quello che loro si affermano e noi perdiamo. Ma gli elementi più interessanti di Salviano sono proprio relativi alle tasse. E dice: qual è il luogo dove la ricchezza delle vedove e degli orfani non è stata rosicchiata fino all'osso dagli uomini più eminenti delle città? E così, intanto, i poveri sono rovinati, le vedove gemono, gli orfani vengono calpestati, a tal punto che molti di loro, e non di oscuri natali e di raffinata educazione, si rifugiano presso i nemici per non morire sotto i colpi della pubblica persecuzione e cercano presso i barbari l'umanità umana. Dal momento che non possono sopportare presso i romani la barbara inumanità. Naturalmente c'è il gioco retorico di questo letterato molto bravo. E sebbene siano diversi per usanze, siano diversi per lingua e anche per così dire, e qui c'è proprio una connotazione fisica, no? Per il fettore che emana dai corpi e dalle vesti dei barbari, preferiscono tuttavia dover sopportare tra i barbari una profonda differenza di costumi piuttosto che tra i romani una devastante ingiustizia. Perciò un po' alla volta emigrano verso i Goti o i Bagaudi o verso altri territori dominati dai barbari e non si pentono di essere emigrati. Preferiscono vivere liberi sotto un'apparenza di prigionia piuttosto che vivere prigionieri sotto un'apparenza di libertà. E questa testimonianza di Salviano è una testimonianza fortissima di che cosa significa per noi trasformazione del mondo umano. Perché trasformazione del mondo umano significa che all'interno dei confini, per le guerre civili, si apre una conflittualità tale che ci sono diverse opzioni possibili. E le opzioni migliori
a un certo punto non le danno più, non le dà più il grande sistema romano, ma le opzioni migliori le danno invece i barbari. Barbari che appunto non avevano distrutto nulla, avevano saccheggiato agli inizi del V secolo quando erano truppe mercenarie, ma che poi nel momento in cui si stanziano, nel momento degli effetti collaterali, usano una politica che conservi la società esistente. I barbari ricostruiscono i palazzi pubblici, i barbari finanziano la costruzione delle grandi cattedrali nelle città, i barbari non chiedono le tasse e lasciano vivere, come dire, la popolazione che ha un reddito medio, perché non vengono più esatte le tasse e vivono invece delle terre in cui si sono stanziati, che mettono a disposizione del sostentamento della corte e dei uomini attorno alla corte, ma che appunto costituiscono per molti dei romani, per molti di quelli che vivevano nei territori romani, una possibilità di, come dire, di vita più serena in un qualche modo. E l'ultimo testo che vi ho portato è un testo, anche questo molto, molto famoso, anche se scritto da un autore che per noi è anonimo, e che è il ritratto di Teodorico. Teodorico, per spostarci dalla Gallia alla penisola nostra, alla penisola italiana. Teodorico era dei Goti e alla fine di quel V secolo di cui abbiamo parlato oggi governa un regno che è ormai un regno misto. Lui è il re dei Goti, ma nello stesso tempo è anche il re dei Romani. E in questo ritratto che viene fatto di lui, questo anonimo valesiano ci racconta del fatto che Teodorico è un essere eccezionale. Perché? Perché mette insieme tutto il buono che avevano i Romani con tutto il buono che hanno i Goti. Attenzione, perché in questi regni che si formano durante il V secolo, il regno degli Ostrogoti viene sempre usato come un regno molto particolare, dove si sceglie la divisione. Mentre nel regno dei Franchi, dei Visigoti, c'è una fusione tra le popolazioni, nel regno dei Goti invece, proprio perché i Goti sono pochissimi in realtà, si vietano i matrimoni misti, si fa in modo che siano divisi, separati, e si dividono le funzioni. Ai Goti solo le funzioni militari, ai Romani invece rimangono le funzioni civili. E il re, e qui è la trasformazione completa rispetto al pensiero politico che aveva caratterizzato l'impero romano, il re diventa l'unico garante della convivenza fra queste due realtà diverse. E nel ritratto di Teodorico noi lo vediamo in maniera molto chiara, perché lui che cosa fa? È ariano, ma non fa niente contro i cristiani. È un re bellicoso e quindi rappresenta il fatto che i Goti erano l'esercito, ma è un re che, anche se non sa scrivere, si dice era illetterato. Vediamo le ultime righe. Illetterato, quindi non sapeva né leggere né scrivere, e questa è la connotazione del grande soldato, perché non deve sapere né leggere né scrivere, la sua funzione, il suo addestramento è completamente diverso. Però aveva una tale innata saggezza che alcune sue battute rimangono ancora nel popolino con valore di sentenze. Quindi era illetterato, ma è talmente anche duro che in 10 anni di regno non era riuscito neanche a imparare le 4 lettere dell'autentificazione dei suoi decreti.
assolutamente, cioè è proprio un rifiuto di Mense, no? Non può assolutamente, ma è un uomo intelligentissimo e brillante, e quindi che cosa fa? Si affianca, riesce a portare nel suo governo quelli che i letterati erano, e quindi lui fa cosa? Rifonda palazzi pubblici, ricostituisce le infrastrutture esauste del regno ostrogoto, cioè dell'impero in Italia, e la età di Teodorico viene considerata una delle epoche di maggiore fioritura, proprio perché si riesce a trovare un equilibrio in questa completa separazione e nella garanzia del re come figura centrale, che è uno degli, diciamo, elementi ultimi che ci consegna questo secolo V di cui abbiamo parlato stasera. Un secolo V, quindi, che non vide le invasioni brutali di queste popolazioni, ma che vide la costruzione di regni alternativi, di una fortissima regionalizzazione di quello che era stato invece un impero complessivo, ma che lasciava ancora, siamo ancora alla fine del V secolo, una situazione, se non intatta, profondamente trasformata, ma in cui non abbiamo quei segni di devastazione che questa narrazione dei nostri antenati ottocenteschi avevano lasciato nelle nostre menti e nei nostri manuali di storia. Siete stati molto gentili ad ascoltarmi. Grazie mille.